Ciao Capricorno, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Starter by KCTOP. Benvenuto su questa lettura per la metà di dicembre fino alla fine di dicembre 2023. Ti chiedo, Capricorno mio, di non far forzare questa lettura. Se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso vediamo cosa succede per te, Capricorno. Se hai un sole, un ascendente, una luna, qualunque pianeta su questo segno, può essere questa lettura può far per te. Iniziamo. My love team, datemi per favore per il mio Capricorno. Fondamento numero 4. Sacrificio. Sì, vabbè, quello si parla con te. Si sa, voi Capricornini sapete che non vi entra o vi è, no? Dal cielo. Sapete che c'è il sacrificio c'è, però può essere che siete anche un po' troppo duri con voi stessi. Che ne so, prima, perché voi la tipica frase che dite ogni volta è prima il dovere e dopo il piacere. Ok, quello ci sta, però è sempre, anche nel fine settimana. Sì, io ti chiederei, Capricorno, andiamo a bere una birra? Il sabato sera? Sì, ma prima devo lavorare. Ma come, è sabato? Sì, devo fare i miei cazzi e poi usciamo. Vabbè, una cosa così. Dammi per il presente 6 di denari, 9 di spade, troppo da fare, troppo da fare. 9 di denari, la morte, l'imperatore, sì. 5 di coppe, l'eremita, ok, sei troppo serio. Capricorno, ma un po' di, no? Troppo serietà. Troppo da fare, troppo da fare, troppo da fare. Mi sembrate quel cartone animato, non mi ricordo come si chiama quell'uccello. Mimì. Così mi sembrate, tipo no, no, devo correre, devo sempre correre. Vabbè. Il coniglietto nell'Alice delle Meraviglie. Il coniglietto? Ho sempre da fare, così, così mi sembrate. No, scherzi a parte, sì, la serietà, la maturità ce l'hai, Capricorno, però c'è qualcosa lo stesso che ti addormenta qua, non so che cos'è, l'imperatore nell'ostacolo, tante volte, com'è che vorresti di più? Però il 5 di coppe è come che c'è qualcosa che ti manca o... Non, come si dice? Se ritornessi indietro lo faresti diversamente. Non so di cosa, vediamo. Dammi l'eremita per il generale. 2 di denari, il ragazzo di coppe, il cavaliere di coppe. The Hierophant sotto il mazzo. Tante volte ti chiedi, ma ho fatto la scelta giusta? E questo perché c'è tanta maturità, e questo lo sappiamo noi. Capricorno, c'è tanta maturità, però tante volte ti chiedi, ma io ho fatto la cosa giusta? Non so di cosa. È come... Perché col 2 di denari tu come che mi dici... Ho esitato, non ho esitato, sono andata tutto subito, oggi come la farei? La farei la stessa cosa? Allora perché ti chiedi? Perché ti chiedi? Perché come ti chiedi, se io guarderei indietro nel tempo, oggi come sarebbe la mia vita? Farei la stessa scelta? Ecco, farei la stessa scelta. Non lo so, e com'è che ti porta un po' indietro nel tempo? Ancora non mi dici perché. Dammi il 6 di denari. Sette di spade, 8 di spade, il 3 di coppe. Dammi il 9 di spade. Prima che dico qualcosa, 8 di denari, 4 di denari e il mago. L'asso di spade sotto il mazzo. E ti senti un po' forzato in questo periodo, Capricorno? Com'è che ti senti forzato a mantenere, a sostenere qualcosa nella tua vita? Può essere che stai dormendo male in questo periodo? E poi ti chiedi, ma mi sto manipolando io la mia vita o viene manipolata?
Com'è che ti fa 10.000 domande in un secondo, in un minuto? E ti richiedi, ho fatto la mia scelta giusta? L'ho fatta la scelta giusta? Prendiamo troppo, sono troppo dura o duro, perché io so che do, però rivengo ricambiata per quello che do. Perché mi fai questa domanda? Perché ti fai questa domanda, Capricorno? Perché se ti fai questa domanda vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché è come che 10 spade sotto il mazzo, è come quel lasso di spade, tu mi confermi, la verità verrà a galla qualche volta. Un giorno la verità verrà a galla, però ancora non so di cosa. Dammi la morte, la regina di denari che sei tu, l'asso di coppa, 9 di denari. Nove di bastoni. Allora, non so di cosa sta parlando ancora adesso. Può essere che non neanche lo scoprirò. Però, avete presente quei scatti, quei tipo a secondo che ti vengono, quando ti fai quelle domande, e se lascerei tutto? E se perderei tutto? O se abbandonerei tutto, cosa mi capiterebbe o come andrebbe la mia vita? Quelle domande, se mi licenzierei, se lascerei questo matrimonio, se lascerei questa famiglia, se lascerei questi amici, se lascerei questo gruppo, se lascerei YouTube, se lascerei non so che, se lascerei questa situazione, persona, circostanza, come mi presenterebbe la mia vita? Ti fai 10.000 domande. Ma col 9 di bastoni, Capricorno, tu mi dici che è solo per un secondo che ti viene sommessa questa domanda, che ti fai questa domanda, perché come ti posso dire? Aspettate. Non sei comoda a pensare questo, non ti senti a tuo agio, ecco, non ti senti a tuo agio a già solo farti questa domanda. Però quel secondo, lo stesso te lo dai. È perché tu mi dici, è come che mi dici a me, anche se io so che è una domanda di un secondo, già solo quello mi preoccupa, che me la faccio questa domanda, anche se solo per un secondo. Perciò poi tu ti chiedi, ho fatto la scelta giusta? Dammi l'imperatore per l'ostacolo. Oh, 10 di bastoni, 2 di spade, il mondo. Tu mi confermi, l'imperatore di nuovo sotto il mazzo, tu mi confermi che già una volta hai lasciato questa situazione. E se anche era per, diciamo, 5 minuti, anche se erano solo 5 minuti, ti era pesantissimo. Anche se hai lasciato ma anche già solo il pensiero che per 5 minuti ci basta, la chiudo. Tu mi confermi, Capricorno, che ti era molto pesante già solo il pensiero, o se l'hai messa in pratica, tipo che ne so, lasci casa, mi faccio le valigie, ciao, chiudo quella porta, dopo 5 minuti ritorni, per dire, per te era pesante già solo il pensiero. Per questo è un ostacolo, dire sì, io già ci ho passato. Ok, dammi 5 di coppe, 10 di spade. 7 di bastoni e l'istinto, e 4 di bastoni sotto il mazzo. E se perdo troppo tempo, o se sto perdendo troppo tempo, e se poi alla fine lo stesso so e sono conscia che ho fatto la scelta sbagliata e ho aspettato fino a troppo, e se me ne pento, che ho aspettato troppo, poi che faccio? Vabbè, ma ti stai bagnando prima di piovere, Capricorno. Se devo andare, vattene, se no stai là. No, sto scherzando. No. Perché il tuo istinto, perché tu mi stai confermando, quando sono sola, ma anche l'istinto, com'è che mi dice, ho fatto la scelta giusta? La sto facendo? Cosa mi ritrovo io fra 10 anni, 10 mesi? Quello che è, come mi ritrovo? Come sarà la mia vita? E com'è che sta ricapitolando la tua vita in questo momento? Dammi un consiglio, vediamo se ti posso aiutare qua. Perché
Non saprei adesso cosa dirti. Il 5 di spade, ok. Sì, può essere una fase. Sì, ma tu dici già avevo questa fase e se ritorna questa fase, se ti ricopre, perché ti mette in uno stato di confusione. 5 di spade, ragazzo di coppe e la regina di coppe. L'amore c'è, io credo, per dirti la verità, capisco, io credo, come la vedo la situazione, è un po' una crisi. Una crisi di età, se posso dirla così, le tipiche crisi di 40 anni, ma mid crisis age, se si dice così. Datti tempo, non prendere su. No, beh, bene male lo vedo che non difetto in fluo non fa niente, però è di base qua se hai fatto la tua scelta giusta. Io credo che è una crisi tranquilla o tranquilla, non capovolgere la tua vita, datti tempo, finché passa anche un po' questa tipica dodicesima casa, sì, che questa lettura è dal metà di dicembre fino alla fine di dicembre, che il 21 arriva la tua stagione, però può essere che tu sia anche la metà di gennaio e che l'ASO la percepisci la dodicesima casa, che è molto l'inconscio, ci si fa molte, molte domande, ci si facciamo, io sono la prima. Quando arriva ottobre si capa cavallo, canta callo, non so come si dice, ma avete capito. Quando arriva la dodicesima casa del sole, epa, per minimo 3 settimane ci si fanno 10.000 domande. Perciò vi capisco. Capricorno, tranquilli. Noi ci vediamo molto presto. Grazie mille, un caro saluto dalla tua Luana. Ciao ciao.